Ciao a tutti amici, benvenuti in un fantastico video con il vostro Ivan Marshall, Hitman 2 PS4, terza puntata ragazzi. Eccoci qua, riprendiamo la storia con il nostro caro e mitico Agente 47. L'altra volta abbiamo fatto il traguardo, vi ricordate, abbiamo ucciso Robert Scarface Knox e sua figlia Sierra Consort. E adesso andiamo avanti, terza missione, serpente a tre teste. Partiamo subito. Come sempre ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un like, un commento, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati, sempre sul pezzo, mi raccomando ragazzi, aiutatemi a crescere. E vi lascio qui in alto la playlist di Tomb Raider Definitive Edition, esattamente adesso. I video con me, Dave, che saluto, grande Dave, ciao. Allora, eccoci qua, obiettivi. Delgado, Rico Delgado, Jorge Delgado e Andrea Martinez, una bella signorina. Però sto Delgado non mi suona nuovo. Jorge Franco, Rico Delgado, questo Delgado non mi suona nuovo. Nel senso che se avete giocato Hitman Blood Money, vi ricorderete che c'è stata una missione che dovevamo uccidere padre e figlio, si chiamava Delgado, erano spacciatori di cocaina, cos'era? Mi ricorda, forse sono parenti. Allora, cosa abbiamo? Turista informale. Eccolo qua. Poi cosa abbiamo? La pistola, la bottola, la monetina per darla a qualcuno, il cavo di fibra. Difficoltà esperto, come sempre ragazzi. Giochiamo in modalità esperto. Andiamo, serpente a tre teste. Partiamo subito. Devo cedere questi tre obiettivi. E vi lascio qui in alto la playlist di GTA 4 in questo momento ragazzi. Adesso guardate anche i video fatti da me su GTA 4 su PC. Li sto caricando piano piano. Quindi ovviamente iscrivetevi al canale, ve l'ho detto già, il canale è sempre lo stesso. Vediamo di fare questa missione. Eccoci. Welcome to Columbia 47. Grazie. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. Sì. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers armed with automated weapons. Niente male. Rico Delgado. Eccolo qua. Oh, mi sa ammazzato, buon razzo. While Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Sì. Happy hunting, 47. Grazie. Happy hunting. Buona caccia. Ah, eccoci qua. Benvenuti in questo villaggio abbandonato della Colombia, in mezzo a Los Spacciatores. Come si vuol dire? Eccoci qua, che dobbiamo fare? Tre obiettivi. Vediamo dove sono. Uno è lì, e terzo dov'è? Alla mia sinistra. Eccolo lì, noi siamo proprio in mezzo. Vediamo un po' com'è la situazione. Salve, buonasera. Buenas tardes, buenos dias. Io un pochino parlo spagnolo, quindi. Hola, buenos dias. Che passa a chi? Chi è sta cosa? Noce di cocco, grazie, può servire. Qua cosa c'è? A lattina. Chi è? Mangiare per cani. Ehi. Dimmi tutto. I'd like to buy some glue, please. No, I'm afraid we just run out of that item, signor. Mannaggia, niente più colla. Che cazzo. Vabbè, vabbè, pazienza, arrivederci. Cioè, ho preso le cose dal bancone, cioè dagli scaffali, non dice che niente questo che ho rubato. Boh, che c'è qua? Una lapa. Ehi. Ciao baby. Come stai? No, non devo chiederti di sposarmi. Ti faccio confondere. Questo che dice? You know how I know that? I have the only rickshaw in town.
Ma perché parlano in inglese se siamo in Colombia? Quello che mi chiedo io. Bombola? Qua che c'è? La radio? Devo fare? Devo fare niente. Sì. Cosa c'è? Un ponte? Dove si va? Là c'è un altro obiettivo. Ok, vediamo di raggiungere l'obiettivo più vicino. Fatto sta musica spagnoleggiante che mi interessa. Buongiorno. Vieni, usted? Come te va, mami? Come te va? Eres casada o no? Perché io sto buscando una mujer para mí. Non so se entiendes. Salve. Ah no, scusi, chi è? Mannelle delle camere, porca miseria, cominciamo con le telecamere. Rottura di scatole queste telecamere. Non le sopporto. Telecamere. E quindi ragazzi, il discorso è questo. Partiamo. Vediamo un po' di trovare i nostri tre bersagli. Lo vedete nella mappa in basso. Uno è lì. Anzi, credo sia Andrea Martinez, la signorina. È qui, dentro questa specie di fortezza. Cosa c'è qui? Salve. Hola, hola, buenos dias. Che c'è qui? La lattina? Possibili. Salve, si sono armati. Allora. Attenzione. Muchas gracias. Allora, sto tizio vestito con questo casco giallo deve incontrarsi con la signorina Martinez. Cos'è qua? Fiore velenoso, può servire. Allora, qua sono armati, c'è una telecamera. Questo è qua. Si deve incontrare con ma io posso parlarci con questo? No. Sorry man, but you are just making me feel uncomfortable. No, niente, scusa. Se potessi travestirmi da quello potrei entrare, però sta sempre lì quello lì. Tra l'altro dice quello alla guardia, gli ha detto no, tornerà tra poco, ma è dentro. Allora vediamo un po', forse c'è un ingresso secondario, perché io vorrei entrare dentro. Cosa c'è qua? Lattina. Questo è un coso da pungere, ma io non ho lo strumento. È una distrazione. Là c'è una signora seduta, uno morto. Chi è? Uno morto. Che fa quello? Boh. E poi c'è questo. Qua c'è un muro, non so se da qua si può. Salta. Ma c'è sto deficiente messo qua. Questo mi vede. Mira, mira, mira. Mira, mira. Non sarò mai buono a basket. Mira, mira. Chi ne sta? Mira. Ciao. Eccolo qua. Siamo dentro. Tra l'altro vestiti con i nostri. Allora, qual è il problema? Qui abbiamo una telecamera e un tizio di spalle. Io mi vorrei travestire in realtà per passare inosservato da militare, però c'è questo qui. Lei, la signorina è là fuori. Se riesco a tirare una moneta lì. Ok. Ok. Che succede? Sì, ma perché parlate in inglese, scusa? Sta andando a controllare. Io vorrei vestirmi da militare, quindi potrei anche accopparlo e prendermi il suo vestito. Zitto, zitto. Travestiamoci. Ok. Ah, sì, mi gusta. Adesso possiamo sbarazzarci del cadavere. Della salma qui. Ok. E ora mi sento meglio già. Altro problema, la telecamera. Fatto. Tac. Questo era armato però. Poi si accorgono che manca l'arma, quindi la moneta. E mi prendo pure la pistola, mi prendo. Allora. Vediamo un po' di entrare. C'è anche il piano di sopra, però. Qua mi riconoscono, se il piano di sopra è pericoloso. Ci sono due elementi che mi potrebbero riconoscere. Qua niente telecamere, però questi due mi potrebbero riconoscere e non è una buona cosa. Qua si può saltare. Qua ci si può arrampicare e qua si può scendere. Ok, possiamo entrare qua dentro. La stanza è vuota. Ok. Buongiorno.
Vediamo un po' cosa c'è qua. Esponi il cavo. Ma non ho il cacciavite mancante. Cacciavite mancante. Poi c'è una presa attiva. Attiva il televisore. Presumo, non me ne frega niente. Via via, passiamo subito. Rapido, rapido, rapido. Andiamo in bagno. Ok. Siamo dentro, ragazzi. Ci siamo travestiti. La signorina sta tornando. Eccola. E non ci riconosce. Vediamo un po'. È seguita però purtroppo da... C'è questo che la tampina. Elettricista per rifare l'impianto elettrico. Forse era quello elettricista, quello col casco giallo. No, c'è cioè quello si è seduto lì, quel rompiscatole. Intanto si guarda allo specchio, suo bel culetto. Un bel esemplare femminile. Ecco, quello è seduto lì, mi rompe le scatole e mi riconosce. Ah, mi ha visto finalmente, era ora. Niente, non va, non ci siamo. Senti, è 2 ore che lancio le monetine, non è posso stare qua tutta la giornata per i tuoi porci comodi. Mamma mia, è passata. Ah, è seguita anche da questa. C'è la sua segretaria. Che fa? Stanno parlando. Forse questo si leva dalle scatole. Vediamo. Forse si leva dalle scatole. Il problema è che c'è l'altra. Quello è il problema, che c'è quella lì. Ah no, si è messo davanti alla porta a fare la guardia. Niente, oh, non ne vuole sapere questo qui. Allora, che dobbiamo fare? Vieni qui o no? È uscita. La segretaria! Porca miseria! La segretaria si è sentito il rumore. Va bene lo stesso. Scusi signora segretaria, che è molto carina, però va bene lo stesso, non è un problema. Tanto mi devo liberare anche di lei. Ciao. Ok, lei se n'è andata. Allora, dobbiamo liberarci di quest'altro deficiente qua. Se se ne accorge di me, forse. Oh, Ciccio! Dov'è? Ah, no, se n'è andato fuori. Ok. Allora, devo aspettare che torni lei. Eccola, è tornata. È tornata, è tornata. Allora, visto che non c'è più la segretaria, facciamo una cosa intelligente. Mi sposto nell'altra stanza, così quando lei entra mi trova già dentro. No, non posso passare. Ah, sì, posso. Devo scavalcare dall'altra parte per entrare nell'altra stanza. Ok. Entriamo da qui. Questo è ancora qua stordito. Ole. Perfetto. Ok, adesso lei entrerà e non mi riconosce perché sono una guardia. Quello può restare anche là fuori, tanto quando entra qui io la sistemo per bene. Devo decidere solo come ucciderla. Un colpo di pistola oppure la stordisco e poi le sparo in testa. Con la moneta non può succedere. Col fiore velenoso no, perché se lei beveva, però non posso avvelenare. Posso avvelenare? No, genera una fuoriuscita di acqua. Non si può avvelenare. Dov'è? È ancora sopra? Sì. Non possiamo guardarla sotto la gonna. Ok, aspettiamo che scende. Vediamo. Sta scendendo, eccola che arriva. Sta arrivando. Ed è da sola stavolta. Perfetto. Perfetto, sta arrivando la nostra cara piccola signorina Martinez, sta arrivando, eccola. Arriva, 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 arriva. Tanto quello non entra. Mi trova qua dentro, ma mi conosce. Che fa? Sta parlando con quello. No, non mi dire che questo entra. Se entra siamo fregati. Ah no, non entra. Salve. Ciao. Ehi, piccola. Come That va? is Andrea Martinez, the Delgado Cartel PR officer Oddio, sta incoming avvenendo. Ah face. no, ok, si è messo davanti alla porta. I'm so happy you could find the time to talk to me.
I'm just calling to sort out the... È andata. Martinez is down. Ciao. Primo obiettivo eliminato. Bel culetto. Addio. Haha, missione compiuta, ragazzi. Cioè, prima parte della missione. Andiamocene. Ritravestiamoci. Anzi no, restiamo così. Perché tanto, a quanto pare, gli altri che devo prendere sono... adesso il problema è andarsene. Qua c'è un altro problema, ragazzi. Non ci avevo pensato a questa cosa. Che questo ci vede scavalcare poi. Ah no, è girato. Forse non ci vede. Opla. Non ci ha visto. No. Ci ha visto. Sospetto, andiamocene. Via. No, mi sta inseguendo. Porca miseria, questo non ci voleva. Via, andiamocene. Dov'è? Ispezionando. Via, allontaniamoci da questa zona. Andiamo verso gli altri due obiettivi. Salve, Manutius. Che c'è qui? Mattone. Allora, avevo sentito parlare di un certo P-Power, un tatuatore che si trovava al bar. Questo è il bar. Ci siamo, dovrebbe esserci questo P-Power da queste parti. Sarà uno vestito da deficiente, probabilmente quello. Potrebbe essere? Perfetto, lui. Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. Sì. Ok. P-Power. Allora, P-Power, ho sentito che doveva fare il tatuaggio al nostro caro Delgado, quindi se io mi travesto da P-Power... quindi se io mi travesto da P-Power, da tatuatore, io posso entrare tranquillamente nel suo locale. Cioè nel suo locale, nella fortezza di Delgado, per fargli il tatuaggio. Perché lui pensa che io sia poi P-Power, e invece di tatuarlo gli faccio un tatuaggio proprio sulla faccia e lo uccido. Quindi è una buona cosa. Ora però il problema è che come lo ammazziamo a questo? Dato che cosa ho in mano? È il mattone, che devo fare un mattone? Dammi la monetina, ecco. Come lo ammazziamo a questo? Ho visto che stava bevendo, potrei avvelenargli quello che sta bevendo in questo momento. Il problema è che c'è troppa gente, non lo posso fare. Potrei distrarre, quindi o lo attiro fuori con la monetina e lo strangolo, ma è troppo semplice, mi secco. Oppure distraggo il barista in qualche modo, avveleno la roba che c'è lì. Vediamo un po' se c'è qualche cosa con cui interagire. Qua c'è il cassone, questo che cos'è? Disattiva il quadro elettrico. Ok, adesso io nel frattempo, guarda, c'è un cretino che ti abbassa il contatore. Io ho cercato di individuarlo, ma è troppo furbo, non sono riuscito a beccarlo. Vedi tu che riesci a fare. Mannaggia, è sempre st'altro con la camicia blu in mezzo alle scatole. Ogni volta non riesco a fare niente. C'è questo che guarda, fatti gli affari tuoi. Mannaggia la miseria, è tornato. Niente, non ci riusciamo. Niente. Sì, ma io sono un soldato. Niente, non riusciamo. Che c'è questo... farò parlare. Questo qua con sta camicia blu. Rompiscatole, dobbiamo... Vabbè, gli lancio la monetina, mi sono rotto, basta, ne posso stare qua 2 ore. Questo P-Power, avanti. Ne posso stare qua 2 ore. Forza, vieni qua, appena viene piglia e tiro la monetina. E tanti saluti, lo strangolo. Appena esce fuori. C'è gente pure al piano di sotto, c'è una... una sottospecie di sotterraneo. Un bunker, non so cosa fanno, cos'è l'osche là sotto. Ok, forse sta uscendo, perfetto, vai. Sta uscendo? Ok, ottimo. Ha sentito, perfetto. Vai a controllare. Travestiamoci da P-Power. Ok. Ah, quello non mi riconosce più. Giustamente, che P-Power era un altro. Ok. E siamo a posto. Perfetto.
Stavo cercando la monedina però. Non so dove è finita. Se travestimento. Vabbè, se ne frega la monedina, va. Andiamo. Ok, perfetto. Ora dobbiamo andare alla fortezza dell'amico nostro per fargli tatuaggio. Il problema è che siamo armati, quindi poi dovremmo sicuramente. No, di qua no. Dovremmo sicuramente. Qua dobbiamo passare di corsa e quello ci riconosce. Non so perché questo qui con la cosa blu ci riconosce. Dice, questo è un Happy Power. Salve. Avvelena, no. La bancarella non me ne frega niente. Devo passare dove c'è, dove si va per. Per la fortezza di del Gagoli. Che ci. Non so se c'è anche l'altro bersaglio vicino. Credo siano vicini. Poi devo liberarmi dalla pistola. Devo liberarmi. Salve. Io sarei Happy Power, però non devo passare di qua. Passiamo di qua. Ah, c'è una piccola cappella. In ginocchio, come giusto che sia. Amen. E possiamo andare. Credo sia di qua. La strada dovrebbe portarci. Ok, perfetto. Allora, liberiamoci dalla pettola. Intanto comincia. Telecamera. No, prima liberiamoci delle telecamere. Prima di tutto liberiamoci delle telecamere. Una e due. Fatto. No, poi liberiamoci dalla pettola. Qua nel cespuglio, poi torno a prendermela. Perché dice area ostile? Io sono più power. Ah no, ok. Posso? Devo fare il tatuaggio. No, un'altra pistola. Porco cane. Altra pistola. Altre armi? Aspetta, fammi controllare. Il mattone. Il fiore velenoso. Poi fanno casino per il fiore. E anche il mattone. Via via tutto. Salve. Posso? Posso? Sì. Prego, prego, tanto non ho niente. Mi puoi perquisirmi? Grazie. Ok. Posso? Grazie. Andiamo. Sì. Ah, la signora Delgado. Mi voleva la moglie, è una mia fan. Bene. Ah, sua sorella ha fatto il tatuaggio. È tua sorella. Ah. Chupacabra. Sì. C'è una bella pulzella davanti alla porta. Questa era mica la moglie di Delgado, questa qui. La telecamera, non voglio passare sotto il raggio della telecamera. Che poi mi inquadra, ecco. Ah. Bella pollastra. Ciao. Bel culetto. E un'altra telecamera. Cerco di passare qua, non farmi inquadrare. Ok, perfetto. Sì. Vai, 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 non ti preoccupare. Vai, 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 non ti preoccupare. Io sono. Sto osservando la casa in questo momento. Non ti preoccupare. Sì. 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 Quindi? I want you to make it look like me, not some young skank. I'll do my very best, Mrs. Delgado. Infatti. Ah, Chico. Let me just grab a quick selfie. Chico. All right. Certo. E facciamoci sto selfie. Sure, why not? Facciamo stesso self. Just look this way. Ah, sì. Guarda che truzza. Oh, che sì, wow. Sì, soprattutto io e il tuo bel corpicino stiamo bene insieme. Ecco, così mi piace. Perfetto. Perfetto. Quando è che viene il cretino così gli faccio il tatuaggio a modo mio? Ah, è dentro già. A posto. Posso? Buongiorno, sono Happy Power. Guarda un po' chi c'è? Che boy. Sì, sono io. Esattamente. E vabbè, la TV ingrassa. Lo sappiamo tutti. Don't
insult our guest. Infatti. He's obviously not been sitting in a stylist chair for days, but this is P-Power. P-Power, non è che sono Babbo Natale io, sono P-Power. Hey Rico, enough. You know they fix all their infatti. Just let the man work. Ok, fine. E infatti, in post produzione. È vero. Allora, qui c'è la macchina per fare i tatuaggi. Quindi? Ok, I'm ready. Let's get this thing fixed. You are really getting on my nerves now. It's not every day we have celebrities visiting, you know? Can't you just go do that somewhere else? Infatti, che c'è scritto? Inizia il tatuaggio. Iniziamo il tatuaggio, ma che c'è? No, è che si preoccupa, questa fa se foto ancora. Sì. Sì, sì, va bene. Sì, sì. Ti ascolto. Infatti. Stop waving that thing around. No, 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 no. I'm not willing to take any risk here, heavy. Vai. Sto facendo il tatuaggio. Stop doing that. Oh, stop being so grumpy. I find your constant photography very annoying. You need to keep still, Mr. Delgado. Infatti. I wouldn't want to stab you by accident. Infatti. Manca la linea, leave us now. C'è troppa gente. Esattamente. Sì. Relax, Jose. We're fine. Scusami, piccola, ci vediamo dopo. Sì, ti devi levare dalle scatole, Jose, come ti chiami? Sì, sì, va bene. Te devi andare. Per nannare, come te lo devo dire. Oh. Per nagghiri, come te lo devo dire. Vattene. Oh. Va, rompi scatole. Vediamo. Ok, tranquillo. Stai tranzollo, stai tranzollo che... Sistemo tutto io. Aia. Gli ha tatuato l'orecchio. Ah, e ce ne siamo liberati. Adesso dobbiamo liberarci del cadavere, però. Portiamolo in una stanza prima che torni qualcuno. Qua dentro magari c'è il bagno qui. Sì, perfetto. Mettiamolo in bagno. C'è un armadio. Qualche cosa, no. Dalla finestra non lo posso buttare perché ovviamente se ne accorgono. Lo lascio qua, fa senso. Qua, lascia qua sto... Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante da prendere prima di andare via. Cosa c'è qui? Usa la combinazione. Mannaggia, una cassaforte, ci voleva una combinazione. Questo può servire. Questa che cos'è? La chiave! La chiave di che? Della macchina. La chiave della macchina. Che c'ha la macchina lui? Avvelena. Il problema è che se esco quelli pensano che ho finito. Devo trovare un'uscita secondaria. Qua mi vedono se passo. No, vero? Non possono vedermi. Ale. P-Power ha fatto il suo... Salve. No, quello mi ha visto. Via via, dobbiamo andarcene. Via via via, di corsa. Uscire da qua. In qualche modo dobbiamo uscire. Porca miseria, qua i giardinieri ci vedono. Ah, na. Usciamo dall'ingresso principale senza problemi. Questi mi vedono? No, io ho finito il mio lavoro. Salve, arrivederci, è stato un piacere. Ciao. La lattina, posso? Vai. Arrivederci, è stato un piacere. Posso andarmene? Ciao. Ah, sì. Allora riprendiamoci tutta la nostra roba che abbiamo lasciato qui. Questo. C'era un mattone e un fiore pure avevo lasciato. Dove sono? Oh! Mi hanno fregato il mattone e il fiore. Vabbè, non fa niente. Ok. E questa è fatta.
Adesso andiamo a occuparci dell'altro bersaglio che è da quella parte. Ah no, sono un cretino perché è sempre nella stessa struttura, non dovevo uscire. Sono un cretino, sono. Vabbè, vediamo, forse c'è un ingresso secondario. C'è un modo di... c'è un altro modo per entrare, probabilmente. Sì, probabilmente c'è un altro modo per entrare. Per bypassare quella cosa, insomma. Intanto armiamoci dalla pettola. Cioè, pronta all'uso, nel senso... Ah, di qua, sì. Dove eravamo prima. Hanno rinvenuto il corpo. Noi mi dovrei ricambiare. Mi devo ricambiare perché do. Perché. Hanno trovato morto. Vabbè, pazienza. Salve, dove sono questi? Posso passare? Posso? Ah no, scusi. Io non posso passare. Come non detto. C'è un'altra soluzione però. Tanto cosa c'è qua? Una lattina. Grazie. Questi non so che fanno. Questo si sta dichiarando. Voglio sposarti. Ah no, sta aggiustando la lapa. Stavo fosse una dichiarazione. Vuoi sposarmi in diretta? Una proposta di matrimonio. Di qua cosa c'è? Non ho visto. Andiamo sempre a pettola. Sono telecamere, non si sa mai. Questa è un'altra strada per entrare nella villa. Sì, ma qua è sorvegliato pure qua. No, questi non mi dicono niente. No, questi non mi dicono niente. Posso passare di qua? La giungla. La giungla non ci sono telecamere, ovviamente. Che cos'è questo? Un altro fiore? Un altro fiore velenoso. Possibili. Questo cos'è? Un altro fiore velenoso. Prendo la collezione di fiori velenosi, sto facendo. Ennesimo fiore velenoso. Abbassiamoci perché qua c'è gente. Altro fiore velenoso. E che devo fare? La zuppa velenosa devo fare. Chi sono questi? Chi sono dei accampati qua? Chi è? La rana. Che devo fare con la rana? Si è buttata nel laghetto. Cosa c'è qui? No, è per nascondermi. No, pensavo ci fosse qualcosa dentro. Niente. No, niente. Vediamo un po'. Questi che fanno? Chi sono? Soprattutto. Siediti. Sono accampati qua. Cosa cucinate di buono? Posso? No. Non posso aprire. Sono degli... Che fa questo? Hippie sono. Induisti. Che stanno facendo? Questo prega. Che fa? Buddisti sono. Boh. Vestito come un deficiente questo qua. Vabbè, comunque non siamo qui per un altro motivo. Non mi fa passare di qua. Ma questi sono legali. Questi sono messi qua in maniera legale perché non gli dicono niente. Ispezionando. A questi forse non è ancora arrivata la comunicazione del loro P-Power che è morto. Ah, di qua si può passare. No. Abbandonando la zona della missione. Questa è una via di fuga. Niente, ho sbagliato. Niente. Ho sbagliato. No, non mi dicono niente che sono qua. Vabbè, contenti voi. Non mi dite niente. E io continuo a camminare. Attenzione, un'altra zona. Qua sono in due. E seguente mi perquisiranno. Fanno la perquisizione. Lanciamogli la monetina a uno dei due, magari va a controllare. Mizzo, no, la monetina. Niente, come non detto. Ma che c'è questa fitta vegetazione. Ah no, ma posso lanciargli la lattina. Che è successo? Che succede io? Qualcosa è successo. Vai a controllare. Niente, niente, non è successo niente, stai tranquillo. Ok. Ah, ha trovato l'arma. Non lo so. Vedi tu. Ah, ecco cosa è via la lattina. Grazie. Grazie.
Adesso me lo porto che mi può servire. Questi li lasciamo qua, tanto dormono. Tanti saluti. Grazie. Grazie. Cosa c'è qui? Si può salire. E dove si va qua? Interessante. Dove ci porta questo specie di passaggio segreto? Questa specie di passaggio segreto. Ah, ci sta portando direttamente. Che c'è qui? Solo personale autorizzato. Io sono solo un personale autorizzato. Io sono un personale autorizzato, infatti. Telecamera. Ma io ho la mia bottola, quindi non c'è nessun problema. Dove sta la telecamera? Dove, accidenti, è la telecamera? Dov'è? Dove ombra? Dove mai sorro? Per chi non si ricorda, l'orso della casa blu, vergognatevi e basta, se non ve lo ricordate. Non trovo la telecamera. Però forse c'è un problema, c'è un sistema per bypassare questa cosa, cioè passando di qua. Ecco. Dovrei non finire sotto il raggio della telecamera. Sotto il qua si può scendere? Area ostile, mi dice. Area ostile. Eccola dove è la telecamera. Schifosa telecamera. Quanto vi odio voi telecamere. Basta, vabbè, risolto. Fine della telecamera. Ci sono due vestiti. Qua altri due ce ne sono. Qua è brutta. Vestiti di blu. Non possiamo passare. Eccolo là. Altro obiettivo nostro maledetto. Guarda dov'è lì. Qua dobbiamo in qualche modo. Questi mi vedono. È ovvio che mi vedono. Come fanno a non vedermi? Sono dei cretini se non mi vedono. Forse non mi vedono, sai? No, non posso passare, ce l'ho proprio davanti. Se si girassero. No, sono proprio qua a guardarmi. Io devo passare di qua. Mannaggia la miseria. Beh, facciamo una cosa, guarda. Mira che semos. Mira che semos. Solita lattina. Niente? Vai a controllare, bro. Ecco qua. Problema risolto. Cogli la lattina. Lasciamolo qua. Questo ci riconosce ora? No. E tanti saluti. Buongiorno. Sono sempre io, quello di prima, ma sono un altro. Ciao. Cosa c'è qui? Albicocca. Possibile, mi faccio una spremuta di albicocca e dopo. Ok. E siamo entrati in un'altra area. Dove? Queste sono piante di marijuana, presumo. Altra telecamera. Piante di. Diciamo, perché non puoi semplicemente passare e fregartene dalla telecamera? No. Perché io sono uno. Dov'è intanto il nostro bersaglio? È lì. Ragazzi, vi ricordo che stiamo agendo in totale vigliaccheria. Cioè, ci stanno ricercando. Siamo ricercati. E noi stiamo facendo le cose come se niente fosse. Siamo in mezzo a loro. Stiamo avendo qua questi. Sono in mezzo a loro. Tranquillamente. E loro non dicono niente. Ecco. Perfetto. E quindi il discorso è questo, ragazzi. Vediamo un po'. Il nostro bersaglio lì. Il problema è che sono tutti puntini rossi. Mi riconoscono. Questi no. Questi non mi riconoscono. Allora, vediamo un po'. Questo mi riconosce? No, ma quello sì. Quelli vestiti di blu con questa specie di impermeabile
che ho anch'io, specie di tuta antipioggia, non so cos'è, giubbotto antipioggia, mi riconoscono. Qua si può saltare. Se salto non mi vedono. Opla. Eccolo il vecchio. Il maledetto, da quella parte se n'è andato. Altra telecamera. Mannaggia sta telecamera. Mi sa questo mi ha visto per un pelo. Ste schifo di telecamere. Ok. È qua dentro. È qui dentro, ma c'è uno che mi può riconoscere. Non posso sistemarlo. A meno che non disattivo questo. Il contatore, stessa cosa del barista. Gli stacco il contatore. Quello va a controllare. Che è successo? Perché non funziona? Mi stanno arrivando quei due. Io sono ancora compromesso questi due così. Questo è il problema. Sono ancora compromesso. È uscito il vecchio. Dove sta andando? Ma caspita, va maledetto. Dove sta andando? È tampinato. Lo so, me ne ero accorto. Lo so che è lui. Lo so. Purtroppo è troppo sorvegliato. Guarda quanti sono. Però è entrato qui dentro. Io gli ho disattivato sto coso, ma nessuno, non se ne sono accorti, non hanno detto niente. Quindi si fa sempre lo stesso viaggetto lui, praticamente. Passa di qua, poi passa di là. Altra telecamera sistemata lì. Non so se riusciamo a passare da questa parte invece. No. Oh, ce l'ho fatta lo stesso. Silenzio. Voglio passare da questa parte dell'edificio. Per fortuna c'è l'erba alta, che poi sono tutte piante, queste piante di marijuana, penso. Quello mi riconosce, sì. Altra telecamera che adesso sistemiamo. No, non possiamo perché è troppo sorvegliato. Siamo nel retro, zona retro. Altra telecamera, quella possiamo sistemarla. Ok. Ah, c'è un'altra. Telecamera distrutta, sì. C'è uno vestito da in modo strano. Vestito da in modo strano. Monetina. Una pala. Disattiva il contatore. C'è qualcuno qua dentro. Lo fa. E va a controllare giustamente, no? No. È acceso, intanto sto coso è spento. Ah no, è acceso. Deve spegnersi allora. Dentro non posso entrare. No, posso entrare dentro a ucciderlo. Posso entrare. Ho la chiave. Salve, sono entrato. È qui il maledetto. È qui il maledetto. È proprio qua. Stai zitto. State muto, stati. Stai muto. A posto. E vai. Ci siamo liberati pure di questo. Nascondiamo il cadavere. Ciao. Adesso ce ne dobbiamo andare. Via di qua. Immediatamente. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Musichetta felice. Raccogli. Chiave magnetica. Mi prendo tutto. Tutto mi prendo io. Esco normalmente. Questo mi sospettiscono. Perfetto. E mo? Dobbiamo andarcene. Questi non mi riconoscono, posso andarmene? Ciao, me ne vado ragazzi, è finita, è andata. No, c'è qualcos'altro qui. Ciao. Terza missione completata ragazzi. È andata. Serpente a tre teste, missione completata. A difficoltà esperto, eh. Difficoltà massima, eccoci qua ragazzi, è andata.
Mi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, lasciate un like, un commento, attivate la campanellina come sempre per restare aggiornati, mi raccomando. Seguitemi sui social, Instagram e Facebook, trovate tutti i link in descrizione. Terza missione completata, ragazzi. Alla grande, ora ci darà tutti i soliti. Strada missione, arte letale, non le assomiglia per niente. Pianista, tale e quale a lei. 9000 PE totali, che saranno punti esperienza, presumo. Ok, terza missione superata con successo. Abbiamo avuto un po' di difficoltà con quella telecamera, poi però siamo riusciti a nasconderci e li abbiamo sistemati tutti e tre i bersagli. Alla grande. Ok, ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me in questa terza puntata di Hitman 2 su PS4. Restate aggiornati perché i video continueranno ad essere caricati sul canale, mi raccomando. Un saluto dal vostro Ivan Marshall, alla prossima. Ciao!